In tutta Italia, così come in piazzale Lazzarini a Pesaro, sabato 8 ottobre, decine di donne si sono ritrovate per manifestare la loro solidarietà alla battaglia di diritti civili delle donne iraniane. Un passaggio di forbici per un taglio di ciocche di capelli collettivo che rappresenta un piccolo grande gesto di ribellione che sta rimbalzando a livello planetario. Siamo qui, il gruppo di Pesaro di Amnesty International, insieme a tutte le persone convenute davanti al Teatro Rossini, luogo di cultura, per rappresentare la nostra solidarietà alle donne iraniane che stanno veramente rischiando la vita. 185 persone risulta ad oggi che siano morte a seguito degli scontri con la polizia. La repressione in Iran in questo momento è fortissima e veramente le persone mettono a rischio la propria vita, la propria incolumità per difendere il semplice diritto alla libertà, la libertà di vestirsi come si vuole, la libertà di essere se stessi. Parliamo delle donne a cui viene imposto il velo e che vengono arrestate se una ciocca esce dal velo. Parliamo delle persone appartenenti alle comunità LGBT che semplicemente per essere quello che sono soggette a arresto e condanne a morte, come le due persone che attualmente Amnesty segue in carcere in Iran, proprio condannate a morte.